lo ricordi, Jack? Ti ricordi i colpi di arma da fuoco, le foglie che cadevano, il napalm, le urla, i Viet Cong da tutte le parti? È stata dura crescere a Roma Nord. Scherzi a parte, oggi parliamo proprio di quello, parliamo di Roma Nord, no, non di Roma Nord, ma delle dichiarazioni di Pietro Castellitto, che dice Roma Nord è come il Vietnam, o meglio, non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam. Cosa voleva dire? È stato un errore o no? È stato strategicamente corretto o meno? È stata una crisi o no? Ne parliamo tra pochi secondi. Io sono Matteo Flora, insegno queste cose, non a dire che Roma Nord non funziona, però insegno come gestire le crisi. E questo, questo anche oggi è Ciao Internet, bentornati. Ciao Internet, parte tutto con una frase messa lì, magari non pensata nel modo giusto, con una frase che però viene poi ripresa e rilanciata. La frase in questione, l'abbiamo vista prima, è di Pietro Castellitto, figlio d'arte, forse il più grande attore italiano. Non credo che esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam. E da lì ovviamente partono gli attacchi di ironia da chi Roma la vive tutti i giorni, ovviamente. Partono anche tutta una serie di attacchi da una classe sociale differente da quella che rappresenta forse Roma Nord, in cui i veri problemi sono altri, in cui qualcuno che racconta che Roma Nord è il Vietnam non ha esattamente capito come funziona davvero la vita, almeno secondo loro. In realtà il problema è un filo più complesso, perché a ben vedere, recupero e rubo un tweet di Barbara Colevecchio, da cui l'ho trovato, in realtà le sue dichiarazioni ci stanno anche. Lasciate perdere un secondo Roma Nord, però vediamolo in tutto. Racconta la sua infanzia a Roma Nord. Non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam, ma è un mondo anche tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell'esistenza, voglia di potenza, bellezza, di soldi e successo, sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile. Ed è proprio lì che vorrei che ci fermassimo un secondo. Da buona parte della società civile. Il suo obiettivo è proprio stigmatizzare quel tipo di comportamento di Roma Nord, stigmatizzare dalla parte forse della media borghesia, di quel ceto un po' percepito come più basso, dei non elite, non il 2%, a cui evidentemente punta nel raccontare queste cose, e da cui viene poi blastato, viene poi ammazzato reputazionalmente proprio da quelle persone che dicono: ecco, tu non hai capito esattamente la vita come funziona. Attaccato esattamente per l'opposto dei motivi che lui vuole raccontare. Ed è lì che dovremmo fermare un secondo solo la nostra analisi per avere un punto di vista corretto di come interpretarla. Già, perché la comunicazione non è, soprattutto poi comunicazione di questo tipo, persuasiva, non è quello che volevi dire, ma è quello che gli altri percepiscono. Non è il sono stato frainteso, ma è il non sono stato capace di spiegarmi. E in questo caso è palese ed evidente. Perché dico che è un errore? Perché in questo caso, leggendo la completa intervista, andando a vedere le parti complete di quello che ha detto, appare abbastanza evidente come il suo obiettivo fosse portare dalla sua non tanto quel nucleo di persone che si riconosce in Roma Nord, ma quel nucleo di persone che vede nelle problematiche di quella Roma Nord qualcosa da stigmatizzare, un comportamento da stigmatizzare. Farsi amici non quelli di Roma Nord dove è cresciuto, ma tutti gli altri che vedono e stigmatizzano il comportamento, o meglio lo stereotipo di quel comportamento che pare essere normale per Roma Nord. Ma se nel fare questo ti inamichi proprio, ti metti contro esattamente quelle persone che poi ti danno del figlio di papà, del viziato, di uno che la vita non l'ha capita, che se questi sono i problemi della vita, sei riuscito a far inalberare con una frase sbagliata proprio il pubblico a cui cercavi di rivolgerti, e lì è il problema reale.
come sempre succede, non è tanto il cosa volevi dire, il mi hanno frainteso, ma è il ricordarsi sempre a chi stai parlando e, contemporaneamente, quali sono le altre persone che possono riuscire in qualche modo a voler male interpretare quello che tu fai perché ne hanno convenienze. C'è un trucco che insegno quando racconto queste cose ad alcuni manager, che è il visualizza lo stereotipo della persona a cui tu ti vuoi rivolgere davanti a te, come un bambino che di quella categoria che tu vuoi andare a prendere, o il figlio di quella categoria, una persona a cui devi volere bene, perché il tuo modo di raccontare le cose sarà empatico verso quello. Ma ricordati che dietro a questa visualizzazione ci sono le rappresentazioni dei tuoi nemici, di quelli che invece ti fanno paura, di quelli che possono male interpretare e sono dei grossi omoni con in mano una clava. Se voi prendete questo punto di riferimento, questo tipo di visualizzazione, vedrete che starete molto più attenti ad essere empatici verso quello che è il destinatario che voi volete raggiungere, e nel frattempo cauti per capire che cosa potrebbero aver interpretato male o volgarmente come potrebbero ribaltarvi addosso le vostre affermazioni, e proprio quegli altri stakeholder, portatori di interessi, soggetti interessati a cui voi state parlando anche senza volerlo. Tutto qui. Poi l'ha fatto apposta o meno è sempre il solito discorso. Ah, l'ha fatto apposta, ci guadagna o meno. Quella parte la può dire solo lui. Ci guadagna in notorietà? Sì, non so se è la stessa che voleva, e soprattutto ogni volta che succede questo dovreste essere nei suoi panni, di come la sta vivendo. Se la sta vivendo come un fantastico, ho avuto un sacco di persone che parlano di me e ne ho guadagnato, ok. Se la sta vivendo male, no, non era quello l'obiettivo finale, ma solo lui lo può dire. Tutto qui, ricordatevi di iscrivervi se volete. Ogni lunedì, mercoledì e giovedì e venerdì faccio un video come questo in Ciao Internet raccontandovi come la rete ci cambia. Di lì trovate un po' dei miei contatti, di qui dove iscrivervi, seguire il canale Telegram o la newsletter. E come sempre anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Mi chiamo Matteo Flora, mi occupo di queste cose per lavoro e state parati.